Ecco, io so che Libero è un giornale politicamente scorretto, che fa dei titoli molto forti. Che pensi di questa storia? Ma intanto penso che il termine pervertito personalmente non l'avrei mai usato perché non capisco dove sia la perversione. Luxuria fa quello che vuole, una signora, a me cosa vuoi che mi importi di quello che ha fatto e di quello che fa? Ciascuno di noi è responsabile dei propri gesti, della propria vita, non ci vedo nulla di male in quello che ha fatto la signora Luxuria o signor Luxuria, poi questi sono dettagli ininfluenti. Il Lorenzo, professore si è non è lasciato un proprio po' un andare, dettaglio, eh? ha detto Se una io la miss. chiamo signor Feltri o signora Feltri non è esattamente la stessa cosa, eh? Non è Questo proprio è un evidente, dettaglio. questo è evidente. Beh, però insomma, io non ho ancora ben capito se lei è un signore o una signora, quindi mi permette, non lo dico senza offesa, cioè non credo di avere anch'io offeso lei per questa No, questione solo detto così che non è un formale e dettaglio, ho stupida. detto, non è un Credo. dettaglio. Sì, no, per me è un dettaglio, per me è un dettaglio, a me non me ne frega niente se lei è maschio, femmina o cosa del genere, a me non mi importa niente, lei fa quello che vuole, io la rispetto profondamente, Meno credo male. anche che ci sia, noi ci siamo anche conosciuti in qualche circostanza, non credo di essermi Non comportato male con biblicamente, lei, diciamolo, né ecco. mai lo farei. Né mai lo farei. Sto criticando il professore che ha usato un termine inadeguato per definire la sua situazione. Quindi io sono dalla sua parte, poi per il resto non me ne frega niente. Ma cosa vuole che me ne freghi a me se un maschio diventa femmina o una femmina diventa maschio? Non ci trovo niente di strano, a me non me ne frega un cavolo.